si riparte con voglia, si riparte con voglia, si riparte con entusiasmo e si riparte soprattutto con la speranza di tornare alla normalità. Dopo 7 mesi esatti di chiusura, oggi per le palestre è finalmente il giorno della ripartenza. Una riapertura, ovviamente, con regole precise e linee guida da rispettare. Si riapre con gli ingressi contingentati, si riapre rispettando un protocollo importante, perché tra sanificazione, prodotti per l'igiene, quindi gel, carta, pulizia di tutte le macchine, diciamo che anche i nostri clienti dovranno darci una mano per mantenere la sicurezza all'interno del centro. Tra le regole previste dal protocollo c'è la misurazione della temperatura all'ingresso, la distanza di 2 metri tra persone negli spazi chiusi, ma anche adeguati sistemi per il ricambio dell'aria, percorsi diversi di entrata ed uscita ed obbligo della mascherina. Infine, gli indumenti usati per l'attività fisica devono essere riposti in zaini o borse personali chiuse e non devono essere lasciati in luoghi condivisi. Il protocollo prevede anche, laddove possibile, che i clienti arrivino già indossando l'abbigliamento per l'attività sportiva e resta comunque vietato l'utilizzo delle docce. Riapertura delle palestre significa anche un inizio, un nuovo inizio dei corsi, in che modo? Sì, allora anche qui con le restrizioni del caso ci sarà un distanziamento che è di circa 5 metri quadri a persona. E in questo primo periodo, in questi primi 15 giorni, ripartiamo con un numero limitato di corsi, pur riprendendo. Sicuramente nella seconda parte del mese di giugno torneremo a regime anche con tutte le mini classi. Dopo mesi difficili, con più chiusure, lezioni online ed esercizi quando possibile fuori, oggi comunque finalmente si riparte con molta voglia di ricominciare. Manca un certo tipo di allenamento, capito? Ho trovato nel camminare grande soddisfazione, però ci vuole anche la tonificazione muscolare, quindi per questo la palestra è un posto ottimo.